Bella a tutti ragazzi, sono FedeHK47, siamo qui su Nuovissimo Gioco, un gioco che aspettavo veramente da tanto e vi porto sul canale questa nuova serie. Ebbene sì, sarà una serie, non sarà una serie intesa che faccio tutta la storia insieme a voi, ma più o meno qualche missioncina insieme ce la faremo sicuramente. Ce le faremo sicuramente. Iniziamo con una nuova partita, sto avviando il gioco proprio con voi, quindi tutto quello che ci aspetta lo vivremo insieme. Iniziamo una nuova partita, conferma. Ed ora vediamo cosa ci aspetta, cosa Madre Bethesda ha partorito per noi. Sto giocando su PS4. Per chi se lo chiedesse, per distinguere nei video chi gioca da PS4 e chi da PC, basta vedere i caricamenti o le barrette sotto che hanno praticamente in verde su PlayStation e Xbox, mentre mi pare che sia celeste per il PC. Bethesda Game Studio Presents Fallout 4. Sembra più o meno The Last of Us l'uscita. La guerra. La guerra non cambia mai. Nell'anno 1945 il mio bisbisnonno, in servizio nell'esercito, si chiedeva quando sarebbe tornato a casa da sua moglie e dal figlio mai conosciuto. Realizzò il suo sogno quando fu posta fine alla Seconda Guerra Mondiale, con le bombe atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Il mondo si aspettava l'apocalisse. Invece, avvenne qualcosa di miracoloso. Iniziammo a usare l'energia atomica non come arma, ma come fonte d'energia quasi inesauribile. La gente scoprì un lusso che fino ad allora sembrava impensabile. Robot domestici, automobili a fusione, Mazza che brutta. computer portatili. Però, nel XXI secolo, la gente si risvegliò dal sogno americano. Brutta storia, il nucleare Anni di porta consumi sempre sfrenati male. avevano prosciugato tutte le risorse primarie. Immagino. Il mondo crollò. La pace divenne un ricordo lontano. Siamo nell'anno 2077. Ci troviamo sul baratro della guerra totale. Invece qui siamo nel E ho 2015 eppure qui paura. siamo al baratro della guerra totale. Perché il tempo trascorso nell'esercito mi ha insegnato. Che la guerra non cambia mai. Bellissimo, bellissimo, non c'è niente a dire. Boh, non mi è venuta la pelle d'oca oltre dal freddo anche per questo. Stasera farai un figurone all'auditorio dei veterani. Tu dici? Ma certo, ora preparati e lasciami lo specchio. D'accordo. Va bene, ora io mi creo il personaggio e appena creato ci rivediamo insieme. A dopo. Ok, eccoci tornati, questo è il mio personaggio, l'ho creato un po' random, ora vediamo, vi faccio vedere meglio il cor la faccia più o meno è questa, ho cercato di imitare un po' la mia anche se non sono riuscito, ho messo una cicatrice perché anch'io ho una cicatrice lì sul sopracciglio destro, sì, destro. E ora andiamo a giocare. Conferma personaggio. Ok. Tu. Figata.
Che c'è? Spegniamo la radio. Un libro. Qui c'è il nostro figlio. Che pare più che un figlio, pare un bambolotto di quelli che ti vendono. Qui c'è la sala per Buongiorno, signore. lavare. Il suo caffè Buongiorno. a 78,6 gradi centigradi. Mi L'ho dispiace, preparato alla ma a me non perfezione. piace il È il caffè. giornale di oggi, appena consegnato. Grognak il barbaro e la giungla dei bambini pipistrello. Il mio preferito. Vediamo il caffè. È bollente, Dio buono. Vediamo qui che c'è. Nuca Cola, ghiacciata. A Nuca Cola. quanto pare hanno consegnato il latte. Chiudiamo, va? Parliamo un po' Cosworth. Si goda il suo caffè, signore. Ah, sembra che qualcuno abbia fatto la cacca. Mi occuperò del piccolo Sean. Vediamo che Lo dicono sai, all'inizio era nervoso. televisione. Grazie, è davvero bravo come Sean. Lo sento basso, quindi alzerò un po' l'audio, non l'aiuto. Vediamo. Audio. Non so se sia musica o no. Voce. Alzo un po' la radio, vediamo se aumenta. Vabbè. Qui ci stanno i centrini di centrotavola che fa mi nonna. Solo che non capisco che devo fare ora. Non ho nessun obiettivo. Il bagno. Bagno opaco, si vede che qualcuno si è fatto la doccia. Cioè, capito il Puoi figlio? rispondere tu? Non me lo tratti Probabilmente è male? quel venditore. Ti cerca tutti i giorni. Venditore, no, no, io non voglio niente. Poi soprattutto gente che vende roba porta a porta. Buongiorno, siamo della Buongiorno. Voltec. La Voltec. Voltec. Di cosa vi occupate? Siamo qui per lei, signore, per aiutarla a proteggere il suo futuro. Vede, la Voltec è la principale costruttrice di avanzati rifugi antiatomici. Di Figo. Vault, diciamo. Abitazioni di lusso per sfuggire agli orrori della devastazione nucleare. Lei non sa quanto sono felice di poterle finalmente parlare. Sono giorni che ci provo. Sono contento. E dico, ora Ora sono sono qui. qui. Infatti, Ora io so che è un uomo impegnato e quindi Sì, non. sono impegnato. Sono qui Mi per dica. informarla che, in virtù dei servizi resi dalla sua famiglia al paese, per vostra fortuna siete stati scelti per l'accesso al Vault locale. Il Culo. Vault 111. Spazio Ma ci sarà sufficiente. spazio per tutta la mia famiglia, vero? Ma certo, tranne il suo robot naturalmente. In effetti siete già autorizzati all'accesso, si tratta solo di verificare alcune informazioni. Te già non mi Non stai vorrà. tanto simpatico. D'accordo, procediamo. Ok. Splendido! Splendido. Adesso vediamo. Ah, che figo, così ci dai statistiche. Allora, io mi chiamo Fede H, H senza 147, non mi piace metterlo nei giochi così. Partiamo gioco 1 e abbiamo 21 punti da spendere. Allora, la forza la mettiamo a 3. Percezione a 4. Costituzione per ora a 3. Carisma 3. Intelligenza per ora 6, vediamo. Agilità 4, fortuna 3. Poi abbiamo altri 2 punti da spendere che metterei su. Allora, vediamo. Carisma e costituzione, vai.
forza l'avrò più avanti. No, forse costituzione più forza? No, 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 no. Va bene così. Accetto. Magnifico, è tutto. Vabbè, ci vediamo. Grazie ancora. Per Ehi, è una sicurezza in più. Varrà pure qualche scartoffio, no? te, Sean, non esiste prezzo troppo alto. Ottima risposta. Ho i miei momenti. Mazza, gnocca, la nostra moglie. Ho Piange il cambiato bimbo. Sean, ma si rifiuta ancora di calmarsi. Credo che abbia bisogno di un po' del suo affetto paterno. Va bene. Hai sentito Cosmo? Non ci sono problemi. Giochiamo un po' col nostro Sean. Come stanno i due Tanto qui uomini sotto della casa mia c'è scala? il bordello raro, proprio Giriamo un porte po' che quella finestra. sbattono, e La adoro. robe, gente che urla. Va bene, abbiamo giocato. Sei proprio gnocca, zia. Fammi passare. Mi fai passare? Fammi passare. E giochiamo ancora. Mi fai passare. Che devo fare? Giochiamo. Così ridi? Come stai, piccolino? Molto meglio, eh? Ascolta, pensavo che potremmo andare un po' al parco dopo colazione. Il tempo dovrebbe reggere. Davvero È maschio. perdermi la partita in TV, non vedere Esatto, Cosmo. esatto. Signore? Gioca a Roma, Signora? gioca Cosa a volete venire Magica. a Non vedere? posso perdermi. Cotsworth, che succede? Ma te mi chiudi dentro. Seguito da lampi, lampi accecanti, suoni di esplosioni. Stiamo cercando di ottenere conferma. Ora Insomma, ci sembra stanno a che abbiamo perso i bombardarsi. contatti con le stazioni affiliate. Stanno Oh arrivando no. rapporti confermati. Mi sa che Ripeto, sto giro rapporti il volto ci confermati di serve. esplosioni nucleari a New York e in Pennsylvania. Quelli mi sa che già l'hanno saputo. Oh mio Dobbiamo Dio. andare al Volta, Andiamo al subito. volto. Ho preso Sean. Andiamo. Corri, Abitanti di corri, corri. Century Hills, se siete registrati, evacuate Ma che immediatamente pezzi di verso il merda, quinto cioè, solo se centro. sei registrato. Abitanti del Volta, questa parte. Questo è basta. Lascia le valigie, che importa? Aiutami a portare tutto. Ehi. Oddio, non posso perderli. È tutto quello che ho. Che se ne Dov'è? importa di una Dov'è? stupida valigia? Oh, non rispondete, andate a morire ammazzati, cioè, Se sto siete giro ve lo registrati, dico. Papale, papale. evacuate immediatamente. Abitanti del Volta, Volevo siete salvarli se andati era oltre? È possibile. assurdo! Io Non sono la il Volta! Litec, non puoi Io entrare. entrerò! Non Non fanno potete entrare quello che entrare! ci ha detto a noi di entrare. Oh, Per dobbiamo arrivare alle entrare. bombe, che Siamo sulla importa? lista. Siamo Siamo sulla lista, bambini? faccio entrare. Siamo nel programma Volta! Donna adulta. Oddio! Moriremo Ok, tutti! mori, Dio Buona buono, non fortuna! Voi due, urlare nell'orecchio però. seguitemi, forza! Andiamo. Che ne sarà Sì. di tutta quella gente Che fuori? Stai cazzo facendo te ne tutto il frega di possibile! quello Non vi che gli fermate! succede? Se no Salite moriamo sulla pure noi. piattaforma! Al centro! Vai. Qui tutte facce simpatiche. Lui già mi sta sul cazzo. Ci siamo quasi. Ce la caveremo. Ce la caveremo. Vi amo. Tutti e due. Andiamo. Ti amiamo anche noi. Oh mio Dio! Zio. Meglio dei Jennifer! fuochi Questa cosa non può d'artificio. andare più veloce! Questo c'è chiaro. Oddio! Che culo. Un tempo proprio. Caricamento. Dovremmo essere arrivati al Sulla volto. prima fatta. Siamo al sicuro. Scendete tutti dall'ascensore e salite con calma le scale. Non dovete preoccuparvi. Vi sistemeremo tutti nella vostra nuova casa, il Vault 111. Ehi, Un futuro migliore l'ascensore. sottoterra. Così Dobbiamo. lento. Sì, salire le scale. Non posso crederci. Se Mamma fossimo mia. usciti un minuto dopo. La No, no. Voltec Non è dovete qui per pensare a voi. queste cose. Da questa parte. Ora Grazie. cerchiamo i nuovi Da questa parte. Uomo. Ma su sto gioco non c'è qualcuno. Vedi, lui c'ha la Avvicinati al faccia tavolo, simpatica. prendi una tuta. Da questa parte, Poco prego. alto. Avvicinatevi al tavolo. Benvenuti. Prendete una Ah, tuta laggiù. Da questa grazie. parte. E Grazie. adesso?
Segui il dottore, ti farà vedere dove andare. D'accordo, voi tre seguitemi. Che succede? È andata. La nostra casa, tutte le nostre cose. Mia madre e mio padre a Washington. Guarda come non gliene frega un cazzo, lo sguardo vuoto, questo che si dispera. Ma la volta sarà con voi lungo tutto il cammino. No, io non lo posso mandare a fanculo. Froscio. Quanto pensa che resteremo qua sotto? Ah, verrà. Buongiorno, dottore. Alla riunione di ah, lei al People Boy. Che figo. Ce l'avrò anch'io. I nomi man mano che entrate. Tu mi senti, padre? Ma anche alla moda. Pronti per il futuro, giusto? Esatto. Ma che vuol dire per futuro? Ehi, sali qui sopra e indossa la tua tuta del volo. Dai. Con comodo. Ho capito il motivo per cui debba indossare una tuta dentro una macchina spaziale. La che capsula ti decontaminerà e depressurizzerà per poter poi procedere nel port. Rilassati. Quei tubi li ho visti solo tipo dove fanno il ghiaccio. Residente, così. Segni vitali normali. Oh bella moglie, ci becchiamo dopo. Completata. Vai. Ma ci hanno congelato. Sto diventato un supplì congelato. Una spinacina, un sofficino. Vabbè, ci siamo capiti. Vabbè però, tutto sto bianco non ci capisco niente. Rinizio a vedere qualcosa. Però non mi posso girare perché sono ancora congelato. Ah no, ecco. Quella è mia moglie. È questa qui. Ecco. Perché non ho una buona... Perché ha una pistola? Quello è mio figlio. Oh, pezza di merda. Pezza di merda, dammi il figlio. Non te lo rivederò. Ma che cazzo? Porcacci tui. Porta il bambino fuori di qui e andiamocene. Quanto te venga ammazzare? Mortacci loro. Però boh, cioè non dovrebbe morire, perché comunque se te sparano e poi ti congelano non dovresti rimanere la stessa. Cioè il cuore pulsa ancora, perché comunque il dolore c'è perché ti hanno sparato, però non muori dissanguato, perché comunque gira il sangue, non dovrebbe morire. Ok, mi sono risvegliato. Va bene, sono diventato un ghiacciolo. Io penso di concludere qui questo episodio, il primo episodio di questa nuova serie su Fallout 4. Ci vediamo presto. Devi stare zitto. Devono abbandonare immediatamente i vault. Va bene. Io penso di concludere qui l'episodio. Ci vediamo al prossimo. Da FedeHK47 è tutto. Bella.